Non lo so, mi sono stupito perché quando abbiamo fatto l'analisi abbiamo detto che pensavo che mettessi Dybala, sinceramente. Invece, non avendolo messo neanche la punta, mi viene a dire che punta di più sul campionato, almeno per adesso. Però 1,91 non la prendi filo, non lo so. Ma io qua, sai cos'è? Io qua, mentre tu parlavi, ho ovviamente già una strategia da mettere giù, che devo solo controllare la quota. Fammi vedere. Vabbè, qua. Considerando anche che è la penultima partita di giornata, quindi abbiamo anche un po' le statistiche di come sono finite quelle Esatto. prima, eh. Esatto, se tutto viene confermato, io qui andrei a fare la strategia under, sai? Under 2,5, over 3,5, che diamo nella sala segnali Ci potrebbe dell'Academy. stare, ci potrebbe stare. Ragionavamo ieri infatti nella nostra live interna in Academy, che spesso e volentieri la nominiamo poco perché magari non per tutti è facile gestirla, però ci sta, spesso e volentieri viene bene, considerando che i primi tempi sono da under. Sì, va bene, ci può stare. Io qui non butterei, cioè sì, diciamo che potrebbe starci iniziare anche col 2-0-0, però guardatela, vedete se effettivamente la Roma c'è, perché se non c'è, chiudete tutte e due in void, perché comunque non perdete nulla, e mantenete l'under. L'under io ve lo consiglio di entrare subito, perché comunque Sì, tanto anche la 20-25 formazione. minuti, sì, 20-25 minuti bastano anche per fare comunque uno 0-3-0-4 e va benissimo.